I miei scrittori si dedicano alla ricerca del neologismo, della parola particolare, uno studio sul lessico. Maurizio ha fatto, si ricerca anche nella sua poesia, ma una ricerca di tipo diverso, cioè cercando che le parole di uso comune, combinate in un determinato modo, potessero coinvolgere emotivamente il lettore. Perché credo che la sua peculiarità sia proprio questa, nel riconoscere determinate emozioni e riuscire a trasmetterle così come le trova. E quindi un romanzo d'amore, un linguaggio estremamente semplice e fruibile, ma credo per certi aspetti un romanzo che si ricollega anche alla New Age. Loredana, la protagonista, come accennava l'autore, è una ragazza dotata di poteri particolari, usiamolo questo termine. Loredana ha delle doti particolari, riesce ad esempio a guarire le persone, riesce a leggere l'aura intorno alle persone, riesce a cogliere nella natura e nel mondo che la circonda quei piccoli messaggi, segnali che io credo che tutti potremmo conoscere, ma riconoscere, ma siamo troppo impegnati nelle corse di tutti i giorni per poterci soffermare, alle volte, anche ad ascoltare il silenzio di un nostro compagno, di una nostra compagna, e quindi non riuscire ad interpretarlo nella maniera giusta. Credo che questa, tra virgolette, sia la causa anche del perdersi dei rapporti umani. E Loredana va oltre però, perché Loredana riesce a sentire, a percepire e a prevedere determinati eventi, come nel caso del terremoto. Dopo l'80, ad Avellino, nelle Irpini in particolare, c'è stato un proliferare di romanzi sul sisma. Però tutti quanti alla fine si somigliavano soprattutto nella tragicità del racconto. Invece in questo caso il sisma viaggia in sordina lungo tutto il romanzo, in sottofondo, non arriva mai, se non nella parte finale, in tutta la sua tragicità, ma alla fine quello che resta è un segnale forte, un segnale, un messaggio di vita. Attenzione, c'è stata la catastrofe, una catastrofe talmente violenta che ha sconvolto la nostra terra, non solo nella sua fisionomia. Infatti, se leggiamo quei luoghi, quei posti, oggi non li riconosciamo più, non ci sono più, è cambiato tutto, è tutto diverso. Noi questo libro lo portiamo nelle scuole. E i ragazzi spesso nel leggerlo si sorprendono nello scoprire la loro città, la loro terra diversa, cioè, ma che cosa è realmente, c'è stato uno stravolgimento così forte. E purtroppo, devo dire, sono cambiate anche le persone, anche l'animo delle persone è cambiato notevolmente dopo quel 23 novembre. E Maurizio ce lo racconta come? Descrivendo dettagliatamente come si viveva nel prima, e dopo lo conosciamo tutti, le conseguenze, le somme le possiamo tirare noi, ma fa un lavoro anche approfondito di quelle che sono le problematiche degli anni 60-70, problematiche che spesso ritornano, anche se con delle varianti ovviamente. Per esempio, si parla di disoccupazione. Già all'epoca c'era il problema dei posti di lavoro, anche se in termini diversi. Ed è straordinario come Maurizio, nel descrivere il problema del papà di Loredana, che come uomo del sud, poi soprattutto perché l'uomo, secondo me, da Roma in giù è un po' diverso anche come mentalità dall'uomo del nord, nel momento in cui si vede privato del suo lavoro, del suo ruolo, è come se perdesse anche il suo ruolo di uomo in tutti i sensi, e quindi perde proprio i punti di riferimento. E anche in questo caso, cos'è che aiuta quest'uomo a risollevarsi? L'amore della figlia. Un amore che non si stanca mai di dare e di dichiararsi, perché molto spesso, io credo che questa sia un'altra problematica, diamo sempre per scontato l'amore e l'affetto che proviamo per gli altri. Quante volte avremmo potuto dire una volta di più ti voglio bene ad un genitore?
vuoi una persona cara. Poi quando ce ne rendiamo conto, sa, ah, l'avessi detto io. E quanto è importante anche per un genitore, come per un figlio, sentirsi rinnovato l'affetto e la stima.